recensione richiesta tramite donazione Patreon da Roberto Gogni, che mi chiede di parlare del film giapponese del 2005 distribuito da noi dalla Ripley Sound Video con i sottotitoli Linda, 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 appunto del 2005, del regista Nobuhiro Yamashita. Allora, la storia è questa: c'è un gruppo di ragazze del liceo che amano fare punk, alla vigilia di questo festival, insomma, che fanno tutti gli anni di gruppi musicali, viene mollato dalla cantante e chitarrista principale. Quindi Kei decide di improvvisarsi chitarrista, mette su la band e cercano una cantante. Trovano in questa song, in questa ragazza coreana che quasi non parla manco il giapponese, una cantante. Sembra che lei abbia quasi capito che cosa stia succedendo, e poi di lì tutto quello che succederà alle nostre ragazze fino all'agognato, insomma, concerto. La colonna sonora, l'strumentale è tutto di James Iha, appunto degli Smashing Pumpkins, per un film gradevolissimo, una commedia musicale notevole che ha dalla sua un gruppo di attrici fantastiche, bravissime, sia a suonare che a interpretare appunto i ruoli. E poi in questa song, in questa ragazza coreana che sembra quasi diventare protagonista nonostante il film sia corale, si trovano le parti migliori a livello di comicità, a livello di appunto di anche di personaggio, un personaggio veramente fantastico. Chiaramente Kei è la più bella e anche la più forte, poi ci sono Kyoko, che è la ragazza sempre con la testa fra le nuvole, la sognatrice, e Shiroko, che è quella più riflessiva, legge, quella più, diciamo così, intellettuale. E la nostra song, che viene presa quasi come intrusa dalle altre, però gli serve a tutti i costi. Piano piano invece l'amicizia cresce, e di lì appunto le relazioni con i ragazzi, la scuola, le difficoltà appunto dell'inserimento e tutte le prove delle nostre. È un film veramente ganzissimo per chi come me ama la musica. C'è molto amore appunto da parte del regista e da parte di tutti quelli che hanno collaborato a questo film. Un film ganzissimo che da noi uscì appunto in DVD e che resta una delle pellicole di commedie musicali giapponese più divertente fatte negli ultimi 20 anni, proprio perché la regia del nostro è molto pulita, intelligente, riesce a raccontare la storia di queste ragazze attraverso la sceneggiatura di Mukai Uemashita e lo stesso regista, la storia di adolescenti senza mai essere fasullo. Un film che ti fa vedere il bene e il male della scuola, a tratti drammatico, a tratti puro musical, a tratti pura commedia, e a tratti si ride veramente, si ride tantissimo. Però è un film che lascia pensare, fa capire un certo tipo di situazione in Giappone, e poi tutte le incomprensioni con song coreane sono fantastiche. È uno dei classici film che come me ama la musica non può che vedere, rivedere e divertirci sempre, proprio perché si sente la passione, come ho detto, oltre alla bravura tecnica, al montaggio, a un'ottima fotografia. È un film di quelli che insomma meritano assolutamente di essere riscoperti, che da noi sono passati completamente inosservati, che invece in Giappone ha avuto un enorme successo. Quindi in conclusione, un film per me da vedere assolutamente, se c'è ancora il DVD Ripley se lo metto qua sotto nel link Amazon per ordinarlo. Film che parla di amicizia, appunto di scene veloci, di attese infinite all'autobus e di prove che ti sfondano per 3 giorni prima del festival, trovarsi in questa condizione mollati dalla cantante chitarrista 3 giorni prima e tirar fuori qualcosa di eccezionale. E il finale nella palestra con Fuori che piove è veramente una bomba, una chicchetta giapponese di quelle che chiaramente è passata completamente inosservata, se non nel paese del sollevante. Bluearts è un gruppetto ganzo di pop punk che vi consiglio di ascoltare, ma soprattutto vi consiglio di dare un'occhiata a questo Linda, 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 perché è sicuramente un film musicale, se vi piace lo stile, una commedia drammatica musicale, di quelle che insomma per me hanno lasciato il loro piccolo segno nella storia del genere. Quindi ho un pensiero che io sulla musica, e quindi per me insomma è un film assolutamente da non perdere. Ripeto, il link è qua sotto.